Da dove viene quella macchina? Da dove arriva tutta questa gente? Siete in arresto. Uscite di lì, sì. Non so come, ma ci hanno quasi raggiunto. Chi? Non lo so, ma non è un'auto della polizia. Niente male, auto. Eccoli lì. Purtroppo c'è un problemino, Walter. Quale? Finché la tua informatrice è su quella macchina, corriamo il rischio che quelli la uccidano. Ah. Auto, ho un'idea. Cursore può trasformare quest'auto in un mezzo più flessibile. Intendi un mezzo da cui si possa vedere senza essere veduti, per esempio? Appunto. Sono fortunato ad avere te come programmatore, Walter. Sei un uomo pieno di sorprese. Cursore. Seminati. Come seminati? Ma come è possibile? Dietro noi non ci sono più. Ritorniamo in città. No, possiamo rischiare di incontrarli ancora. Andiamo dritti dal giudice. Stanno entrando in quella villa. Già, ma non posso farci niente. Cosa? È diminuita l'erogazione di corrente con questo caldo. Sai, ho paura di essere in fase di spegnimento. Auto. Siamo a 3.000 piedi d'altezza. Vuoi sparire con l'elicottero e tutto? Spero di riuscire ad atterrare. Ma dopo non lo so. Vai giù, auto. Vai giù. Hai visto? Sano e salvo. Ma perché mi fai sempre correre dei rischi così grossi, auto? Walter, tu hai le tue regole per sopravvivere e io ho le mie. Hai creato il primo ologramma del mondo davvero perfetto, non ti ricordi? Perfetto. A te occorre l'ossigeno e a me l'energia. Pensi che generare energia tridimensionale sia tanto facile? Beh, allora provaci. Sì, scusa. E il fatto è che non mi va l'idea di entrare in quel covo di serpi tutto da solo. Dispiace anche a me, Walter, ma è quasi l'alba. Fra poco tutti tosteranno il pane, accenderanno la televisione, attaccheranno i rasoi. Non ho più abbastanza forze per aiutarti. Sono stato programmato così. Lo so, Out. Forse è meglio così, tutto sommato. Sappiamo che i rapitori hanno varcato quel cancello ed è l'unico che c'è. Basterà chiedere dei rinforzi. E così non dovrai spiegare la mia presenza a capitano. Sì, e io farò la figura dell'eroe. E mi sembra giusto. Dopotutto, se non ci fossi tu, io non esisterei. Arrivederci.